Da vittima ad aggressore, una storia drammatica e piena di dolore, soprattutto per i familiari di Gino Ghirelli, il tassista che oggi ha 68 anni e che non può dare la sua versione dei fatti perché da quella maledetta notte tra il 12 e il 13 di luglio del 2017 è in coma irreversibile. Non fu un'aggressione, ma legittima difesa. La motivazione del giudice di Firenze, Anna Liguori, getta nello sconforto moglie e figlia di Gino, perché assolve di fatto con rito abbreviato Nicola Fossatocci, fiorentino, e Uman Ayami Abba Salizadeh, iraniano da anni in Italia, di 23 anni. La procura aveva chiesto per entrambi una condanna a 6 anni. Quella notte i due giovani, al culmine di una discussione per una corsa sul taxi di Gino Ghirelli, mandano al tappeto l'uomo colpito con calci e pugni. Ora i medici gli hanno diagnosticato la perdita dell'intelletto. Mai preso conoscenza, anche perché si vede che è arrivata a casa, ha aspettato sul letto perché la ferita non era visibile esageratamente. Se ci fosse stato un taglio netto, lui come... C'era, sì, però era un taglio che non ci volevano punti, capito? Perché la lesione era interna, quindi lui ha sottovalutato la gravità di quello che era accaduto ed è rimasto a casa. Se ho visto che si era messo sopra il cuscino dei fogli perché per non macchiare il cuscino, però poi non aveva fatto altro. Tutto sarebbe iniziato in piazza Beccaria, sembra, per l'ammontare della corsa da pagare. Ghirelli quella notte era comunque riuscito a chiamare la centrale per avvertire che due giovani non lo avevano pagato e che lo avevano aggredito colpendolo con una testata. Ed era riuscito anche a rientrare a casa, ma è lì che inizia la fine. L'uomo è stato trovato già in coma dalla figlia. I due giovani, appresa la notizia, si presentarono la sera del 13 luglio ai carabinieri, ai quali raccontarono la loro versione, accusando il tassista di averli aggrediti per primo e che per questo si sarebbero difesi facendo cadere a terra l'uomo. Quando lasciarono la piazza, secondo loro, era già in piedi. Una versione che evidentemente ha convinto il giudice. Ora non resta che aspettare le motivazioni, che saranno depositate entro 3 mesi, ma il PM Paolo Barlucchi potrebbe presentare ricorso.